Puntata numero 3, barche che costano più di 200.000 euro. Per farla breve e per farla più facile e comprensibile, ti dico che mediamente una barca sopra i 10 metri ha un costo superiore ai 200.000 euro. Da lì poi ovviamente più sarà grande più costerà, e dopo tra le varie barche e le varie soluzioni ci sono anche le motorizzazioni, tante cose che possono cambiare. Questo riguarda per le barche a motore ovviamente. Per il discorso delle barche a vela invece abbiamo 2 metri circa di chance in più, quindi ci sono barche che costano meno di 200.000 euro anche intorno ai 12 metri, quindi tornando e ricapitolando, 10 metri per le barche a motore da lì in su e 12 metri per le barche a vela da lì in su. Ovviamente più costando aumentano le misure della barca, quindi larghezza, lunghezza, tipologia di barca, le motorizzazioni e gli accessori e comfort a bordo. E tra i vari brand, come succede nel mercato delle auto o di qualsiasi altra cosa, tra i vari brand quello più famoso e conosciuto magari per la classe del lusso costerà di più rispetto a quello basico. Questo fa la differenza sul mercato, perché una cosa comunque ti porta per mare ma può costare molto meno o molto di più dell'altra che fa lo stesso servizio. Perché? Perché sono differenti i brand e i brand considerano anche tutta la tipologia di barche, imbarcazioni e gli accessori che vengono installati sulla barca stessa. Siamo qua proprio tra due grandissime e bellissime Beneteau, un 48 piedi a motore e un 37 piedi a vela. Entrambe fanno parte della gamma di più di 200. I loro prezzi sono completamente diversi, quantomeno per quanto riguarda la 48 Trawler. Per quanto riguarda la 37, non enormemente diverso, certo che siamo già su un taglio di barca di 13 metri e mezzo, di conseguenza il taglio abbiamo superato quello che ti dicevo prima dei 12 metri. Qui per questi oggetti bisogna spendere di più sicuramente di 200.000 euro. Posso cercare un usato anziché un nuovo e in questo caso ovviamente i prezzi cambiano completamente. Ti dico mediamente, ma molto mediamente, dopo 5-7 anni la cosa nuova costa più o meno la metà di quello che costava da nuova. Di conseguenza, ipoteticamente una cosa da 200.000 euro, dopo circa 5-7 anni dovrebbe costare all'incirca 100.000. Questo veramente è una media generica e generalizzata. Ma giusto per darti un'idea se ti stai affacciando ora al mercato della nautica. Se non vuoi perderti nessuno dei nostri video, non dovrai far altro che iscriverti su questo canale. Dal centro prove di Beneteau, questa volta, non mi resta altro che salutarti e dirti buon vento e occhio sempre al meteo.